Ovvero abbiamo parlato di Chianina e continueremo a farlo e abbiamo parlato di Ezio Marchi e quindi diamo il benvenuto al sindaco di Sinalunga, Edo Zaccheri. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti voi. Allora, con Alessio abbiamo cominciato a parlare appunto della Chianina, della storia, della sua origine e siamo arrivati a parlare di Ezio Marchi. Ezio Marchi è una figura che insomma sta portando in alto e sta portando in giro per il mondo, insieme appunto al nome della Chianina, il nome di Sinalunga, ma anche della Val di Chiana. Perché la Chianina, Sinalunga e la Chianina è così importante? Cioè, quello che voglio chiedere al nostro sindaco è perché la Chianina è così importante per il nostro territorio? La Chianina per il nostro territorio è così importante per un motivo molto semplice. Io credo che va oltre il lavoro fatto da Ezio Marchi, di cui ne siamo fieri, perché poi è stato l'ultimo selezionatore di questa razza, insomma, e per l'appunto abbiamo avuto la fortuna di avergli dato i natali proprio qui a Sinalunga, per cui per noi è un onore, insomma. Sicuramente la Chianina è importante perché la Chianina ha fatto la storia di questa valle. Insomma. La Chianina viene da lontano, insomma, si parla che già migliaia di anni fa questa razza era in questi territori, ma anche risalendo velocemente più vicino a noi, la Chianina è stato quell'animale che innanzitutto sembra che abbia contribuito alla bonifica di questa valle. Quindi ci sono documenti che attestano che con il lavoro di questi animali siamo arrivati a bonificare in maniera totale questa valle, renderla fertile. Quindi si sta parlando del 1700-1800, quindi gli ultimi interventi di bonifica, dove sicuramente dove ancora le macchine non c'erano e dove la forza di questo animale era importante. È importante per il nostro territorio anche perché non solo la Chianina ha dato una mano a bonificare questa valle, ma per secoli, decenni, per secoli ha contribuito a lavorarla questa valle, perché insomma è una razza forte, possente, di grosse dimensioni, adatta proprio per lavorare anche la pianura come si era, diciamo, costituita nel nostro territorio. Quindi ecco, ha accompagnato le nostre generazioni. Io credo che per quel motivo lì la Chianina è l'animale, ma è l'emblema di questa valle, della nostra Val di Chiana. Allora, noi abbiamo scelto Sinalunga, no? Per parlare della Chianina perché nei giorni scorsi è stato messo online un portale, Chianina Valley, ma di questo poi ne parlerò dopo. È per questo che contestualizziamo perché abbiamo scelto la Chianina, Sinalunga per parlare della Chianina. Come la Val di Chiana, ma anche Sinalunga, in questo caso, in questo contesto, sta lavorando per promuovere, ma allo stesso tempo tutelare questo animale. Le soddisfazioni già si vedono, io, ma credo tutti noi abbiamo iniziato a sentir riparlare di Chianina e di valorizzazione di questa razza e successivamente poi di questo prodotto di eccellenza non poco più di 20 anni fa. A volte si dice che se non c'era quella riflessione 2 o 3 decenni fa, la Chianina poteva essere nella nostra valle una razza in via di estinzione, così non è stato. Quindi, grazie all'intuizione delle nostre comunità, è sicuramente stata rivalorizzata. Quindi, oggi non è più un mezzo da lavoro, ma è un mezzo per la produzione di carne, una carne di eccellenza e sotto questo aspetto qui è evidente che tutte le amministrazioni di questa valle ci stanno puntando a valorizzarla e a valorizzare quindi
quello che la chianina rappresenta è il prodotto di eccellenza per la chianina, anche sotto il tema turistico e soprattutto sotto il tema turistico visto dal lato enogastronomico. Se guardiamo le motivazioni per cui oggi tanti turisti si spostano in una determinata zona, c'è una percentuale altissima, molto più rispetto ai decenni passati, che scelgono un territorio per l'enogastronomia, per l'eccellenza alimentare. Quindi noi ce l'abbiamo, siamo fortunati che ci abbiamo questa eccellenza, intorno a questa eccellenza chiaramente in questa Valdichiana ci sono tanti altri prodotti da abbinare, da valorizzare, insomma, ma è chiaro che era opportuno e lungimirante fin da allora puntare alla chianina come strumento innanzitutto di rilancio del settore agricolo e dell'allevamento ed è un prodotto veramente di eccellenza di questa zona. È sicuramente un prodotto trainante che potrà portare negli anni prossimi solo dei benefici e degli sviluppi importanti. Legate alla chianina, poi sapete benissimo, hai accennato qui il progetto dell'altro giorno, ma ci entriamo dopo, legato anche a quello che è il turismo lento, le visite in fattoria, per cui io credo che è un tema che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, ma su cui dobbiamo spingersi, e soprattutto piano piano tutti insieme, ma anche in particolar modo noi qui a Sinalunga, rivendicare la paternità di questa razza, perché è vero che la chianina è allevata anche al di fuori di questo territorio, di questa valle, ma la chianina è di qua e quindi sta a noi rivendicare la paternità di questa razza e di questo prodotto. Ale, vuoi fare una domanda un po' storico-antropologica al nostro sindaco? Ma guarda, ne approfitto subito perché ha detto alcune cose interessanti che volevo riprendere, ovvero giustamente stiamo parlando della chianina come di un prodotto tipico, abbiamo detto prima qual è il suo elemento di storicità, quindi l'importanza che riveste nel comprendere la storia di questo territorio e quindi è talmente legata che comunque è un prodotto tipico locale, probabilmente il più importante della Valdichiana. Ce ne sono anche altri magari che possono essere utilizzati per la valorizzazione all'esterno, no? Quindi sia per fini turistici, di turismo lento, sia per fini economici e produttivi, quindi dei prodotti che possono essere esportati. Quindi la chianina come punto di riferimento identitario della Valdichiana all'esterno. Ma all'interno, cosa viene fatto? Cosa dovrebbe essere fatto? Perché ovviamente io magari ho vissuto in delle famiglie che mi raccontavano il passato mezzadrile, quindi la presenza di questi animali, magari da piccolo li ho visti in fattoria, le nuove generazioni magari non li conoscono così bene. Non li stiamo dando un po' per scontati? Come facciamo dal punto di vista interno a raccontarli in maniera efficace alle nuove generazioni del territorio? Questa è una bella domanda, però hai centrato un punto a me caro e di cui insomma mi sono sempre sentito appassionato. Insomma, io come tanti di scusate, i telefonini ci fanno sempre certe cose. non ce l'aspettiamo. Bello al di là delle chiamate improvvise. E quindi dicevo, io come la gran parte delle famiglie insomma di questo territorio abbiamo origini agresti, quindi i nostri antenati erano sicuramente contadini, mezzadri, dopo poi si sono trasformati, le nostre economie hanno iniziato prima i fornaciai, poi le falegnamerie, però veniamo dalla terra. La terra era l'unico elemento di economia che ci permetteva insomma di progredire. Insomma, io ho qualche anno più di te adesso, quindi mi ricordo a casa mia quando ce l'avevano le chianine nella stalla, per cui i miei ricordi sono un pochino più nitidi. Mi ricordo i famosi carri chianini, quelli enormi con le pertiche che
A volte dico, ma come cavolo faceva una tirata, che sono pesanti, che non si muovono, so. Per dire, cioè, per arrivare a dire della potenza e della grandezza che avevano questi animali. Poi c'erano anche carri più piccoli, quelli chiamati da montagna, che servivano per la collina, dove ci venivano trainati quelli non dai bovi canini, come li chiamavano, ma dalle femmine, più minute, più esili, quindi erano più maneggevoli per le colline, insomma. Quindi, ecco. Io credo che la chianina, al di là del prodotto che è ora, che è diventato un prodotto di eccellenza, che dispiace anche, parlando di quello che è stato quell'animale per noi, oggi vederlo soltanto come bistecca, insomma. E quindi c'è un po' di, ecco, non è solo, oggi è solo bistecca, ma la chianina è stata, per noi è stato veramente un animale che ci ha accompagnato, che ci ha fatto progredire, che ha lavorato con noi, che fa parte e ha fatto parte e fa parte tuttora anche delle nostre tradizioni. Pensiamo anche alle rievocazioni storiche che vengono fatte in tutta la Valdichiana, ma quello più emblematico non è in Valdichiana, mi viene in mente il Palio di Siena, che il carroccio è tirato da quattro buoi chianini, insomma, per dirti, ecco. Sono animali che hanno fatto la storia e secondo me meriterebbe e conoscerli e promuoverli di più, non soltanto pensando al piatto e alla bistecca, perché insomma sono stati e possono essere tanto, tanto di più, insomma, di quello che sono stati. È chiaro, come si fa per tramandare o per far conoscere quello che sono stati? Io credo che incentivare quelle che sono le rappresentazioni popolari, insomma, le nostre tradizioni, le nostre feste, qui a Sialunga un po' le abbiamo un pochino perse, ma ci sono comuni nella Valdichiana che ancora ci sono anche più legati a queste tradizioni, a rievocare certi momenti del passato, della nostra vita e di quegli anni, insomma, dove veramente il connubio tra animale, uomo e terra era unico, insomma, dove si faceva veramente squadra. Tra l'altro, noi dovremmo avere qualche foto di carri storici da mostrare al nostro pubblico. E mentre tu cerchi queste immagini, Sindaco, a Sinalunga comunque c'è una manifestazione. Ecco, questi Te ne faccio sono vedere il Palio di Siena perché mi sembra la sì, cosa il interessante. carroccio del Palio di Siena. E noi a Sinalunga abbiamo un evento nato appunto come compravendita di capi di bestiame, no? Come una fiera degli animali. Poi dopo si è evoluta, è diventata quella che tutti noi conosciamo come il Fierone, la Fiera alla Pieve. Quest'anno è stata oggetto comunque di una rivisitazione, quindi avrà un respiro molto più ampio, riguarderà appunto ospiterà la fiera dell'agricoltura, come è già successo negli ultimi anni. Questa fiera ha 100 anni di vita. Possiamo dire che anche in passato, questo per negli ultimi anni è diventato appunto una fiera dove si promuove l'agricoltura, le tecniche dell'agricoltura, ma anche le chianine. Ma i nostri antenati già vivevano questa fiera appunto come un grande mercato del bestiame. Sindaco, che ricordi hai di quella fiera di un tempo, magari anche attraverso i racconti dei tuoi nonni o dei tuoi genitori? Io ora, che ricordi hai, per me, cioè, non so così anziano da ricordarmi, io la fiera me la ricordo così come ora, insomma, per cui, però i miei mi raccontavano che c'era questa fiera del bestiame che era oltre la chiesa, oltre la chiesa di San Pietro a Menzulas, più avanti sulla sinistra c'erano questi terreni che erano. Lì c'era il bestiame, quindi c'era la mostra e la vendita e compra del bestiame, quindi dei capi di bestiame, di chianina e di altro genere. Chiaramente la chianina più che mai perché faceva da
era l'elemento, cioè l'animale più importante, insomma. Poi animali da lavoro c'erano anche i somari, che venivano utilizzati molto in quel periodo lì, quindi c'era anche il mercato di quell'animale lì. Quindi io ho queste nozioni qui perché me ne hanno raccontati i miei, come mi hanno sempre raccontato, che usava il lunedì prima della fiera, che era il cosiddetto fierino. Io spesso mi confronto con il mio assessore su questa questione, che gli dico: ah, il fierino, lei non sa nemmeno cos'è, perché è più giovane di me. Il fierino era la sera dove tutti i contadini, i mezzatri, venivano alla Pieve e vendevano i prodotti delle loro fattorie, delle loro aziende, quindi a partire dalle scope fatte di fagino con gli scopi, a partire dalle uova, dai conigli, alle anatre, ai polli, quindi era tutto quello che uno produceva nella propria, cioè nel proprio potere, nella propria famiglia, veniva commercializzato in questa occasione qui. E la chianina, io a volte ho provato a indagare, no? Dice: ma le bistecche, cioè le chianine? Dice: no, le chianine erano sacre, insomma. Non è che si pensava di ammazzare la chianina per farci la bistecca. Questa, cioè, forse può darsi in altre realtà, magari lontano da quelle che erano le realtà agricole. Poteva era il maiale. Lì, cioè, loro c'erano solo il maiale, insomma. La chianina era un animale da lavoro, sacro, rispettato, e quindi non, lungi da loro pensare di un giorno di farne hamburger o bistecche, per cui... Ecco, questi sono ricordi che ho, ma perché me li hanno raccontati, non perché li ho vissuti. Avrei dovuto nascere forse 30 o 40 anni prima. 100 anni fa, l'età della fiera alla Pieve, insomma. Sì. Approfitto di questa per legarmi, guarda che legame che ti tiro fuori, dalla fiera di Sinalunga al carro agricolo, perché abbiamo prima detto brevemente del carro agricolo della Valdichiana, e volevo approfittare per chiedere al sindaco, che so essere comunque un appassionato, anche comunque conoscere anche questo argomento, il tema dei carri agricoli della Valdichiana, perché abbiamo detto un animale così grande, così da una stazza così potente e forte, aveva la capacità di trainare questi carri molto voluminosi, e la storia dei carri agricoli della Valdichiana è molto interessante, magari ci può dire qualcosa. Ma sì, innanzitutto c'erano delle famiglie che le realizzavano, infatti in tanti carri c'è scritto ancora delle famiglie che erano qui da noi, ecco, questo qui di Fogliano, di Cortona, erano proprio delle aziende vere e proprie che realizzavano carri, insomma. La foto che ci ha fatto vedere prima, che è stata messa nella rotatoria della stazione in occasione della fiera, quello non era un carro, ma veniva chiamato il barroccio questo. Queste qui non ci possono essere messi due animali, ma soltanto uno centrale, quindi era una cosa, ecco, questo è il carro classico chianino con le famose pertiche, quelle lunghe davanti, dove i buoi venivano attaccati due con il giogo, non potevano essere invertiti, perché se li invertivi poi uno andava a destra e uno a sinistra, veniva fuori in casino, quindi bisognava fare attenzione per attaccarli al carro, insomma, c'era il destro e il sinistro, vedo nella foto che c'è, e mi fa vedere, c'è anche il gioco qui che si vede proprio. Sono delle belle opere, secondo me, questi carri, e mantenerli sarebbe importante. Io ti posso dire, ce ne ho due a casa mia che mi fa fatica anche mantenerli. Uno è del, mi sembra, del 47 e uno è del 1917, quindi ha superato i 100 anni, insomma, qualche anno fa sarebbe portati fiori, insomma. Ora usa fare orto. Sì, ovviamente magari... non c'è più l'uso che veniva fatto in passato, però rimane come... comunque un elemento magari storico, sì, tradizionale. Però capisci che oggi tenerlo in una casa, in un garage, ti prende tutto il posto che hai, quindi sì. È veramente un po' ingombrante, e a volte sono in difficoltà, mi verrebbe, ma io prendo, do fuoco a tutto, quindi da noi. Però poi capisci che non è fattibile, però magari avere, io a volte ho detto, ma capisco che sono anche il sindaco, da una parte mi fa una domanda a me, ci fosse un posto dove metterlo, io lo... La mia domanda era, ma un museo dove mettere questi attrezzi agricoli? Io sono convinto e conosco persone del territorio che hanno certe,
certi non carri, carri ce l'ho io, ma può darti ce anche altri, insomma, altre persone, ma tanti attrezzi agricoli di un tempo che oramai nelle nostre, nei nostri garage, nelle nostre cantine veramente pesano perché non siamo più in grado di tenerli, insomma, veramente non sai come fare. Quindi avere, dice, ma il comune mica sa dove metterli, ma non ci sa dove metterli, però avere un museo, uno spazio per poterli perlomeno mantenere sani e far poi vedere anche alle nuove generazioni o anche alle vecchie, perché magari ci possono essere gli anziani che vedendo questi carri, queste opere, perché alcuni sono dei dipinti, sono anche delle opere d'arte, può essere sempre, sempre piacevole. Quindi lanciamo l'appello, chi conosce dei posti dove poter... Sì, o comunque a chi ha dei carri agricoli, o chi magari ha delle idee su dove poter magari... Se avete visto che a Selunga, in cima alla Ritta, sulla destra, c'è un pezzetto di terreno dove un cittadino non ha più dove tenere sta roba, c'è una serie di attrezzi agricoli, li ho messi lì, se sapete dove metterli, le prendete e ce le mettete. Capito? Sono lì, fuori. Capito? Quindi... Bello, vale, a te l'onore di fare le foto lì. Certo, sempre sul pezzo. No, prima di salutare il nostro sindaco, siccome io un po' ho accennato, poi magari dopo ci ritorniamo meglio sopra, del portale Chianina Valley, no? Chianina Valley è un sito dove che è stato presentato qualche settimana fa a Sinalunga, che è un progetto appunto promosso dal comune di Sinalunga e attuato per il tramite dell'associazione Amici della Chianina. Allora, dopo vi spiegherò un po' più sul tecnico com'è, ma con il sindaco appunto volevo parlare di questo progetto, perché comunque è un progetto che è inserito all'interno dell'ambito turistico della Val di Chiana Senese e riguarda poi, fa parte di un progetto molto più ampio che riguarda il turismo lento. Sì, questo è un progetto che io nell'occasione del congresso dissi che eravamo stati pionieri con questo progetto. In che senso, mi direte? Nel senso che abbiamo messo insieme per la prima volta due aree di questa Val di Chiana, che ora da qualche mese stanno dialogando anche su altre questioni e altri temi. Mi viene in mente la comunità del cibo formata su qualche settimana fa, mi viene in mente l'integrazione che stiamo cercando di avere come ambiti turistici. Quindi ecco, quel progetto è stato un primo progetto che ci ha visto insieme. Lì non ci sono soltanto della parte della Val di Chiana Senese, ma ci sono tutti i comuni della Val di Chiana, in senso lato, quindi sia la parte senese che aretina, accomunati in un progetto di valorizzazione di quella che è la razza chianina attraverso questo portale, dove mette in rete gli allevatori, ecco, una sorta di filiera corta, diciamo anche, mette in rete gli allevatori della chianina fino agli esercenti, agli agriturismi, alle aziende di trasformazione, perché il tema che fu centrato anche in quel convegno, dove fu detto che innanzitutto un prodotto d'eccellenza deve essere valorizzato e promosso nei luoghi di dove viene questo prodotto, io credo che sia fondamentale. E portare l'esempio banale dei taralli: se uno va in Puglia, no? Va in Puglia e mangi il tarallo. Poi, lo so che è un esempio banale, magari torni a casa dopo le vacanze in Puglia, giri in un nostro negozio, in un nostro supermercato, vedi il sacchetto dei taralli, dici, mio, l'ho mangiato in Puglia, prendi le compri. Molto vinte se in Puglia non te l'avevano fatti assaggiare e davanti allo scaffale dei taralli ti è passata fritto e ti da parte. È un esempio semplice, ma credo che è tangibile, è significativo che se un prodotto lo promuovi in primis e ci credi in primis nella zona di origine, poi è più facile anche commercializzarlo e distribuirlo più lontano da qui. Quindi ecco, questo progetto centra questi aspetti qui, attraverso il portale mette in rete le aziende interessate a questo prodotto
e dà la possibilità di, e anche lì metti in rete attraverso il portale, dà la possibilità di visitare questa valle, le eccellenze, lì dove si alleva, lì dove si consuma, attraverso un modo nuovo, che è quello del turismo lento, quello attraverso quello dei percorsi ciclistici. Questo progetto in effetti prevede innanzitutto un grande percorso di 300 km più che attraversa tutta la Val di Chiana, e poi prevede in ogni comune un percorso individuale di ogni comune a valorizzare proprio quel tipo di territorio. E sono percorsi che passano attraverso i sentieri della bonifica, perché non ci dimentichiamo che integrato in questo progetto sicuramente c'è una parte del percorso di questo percorso del Gigante Bianco e anche il sentiero della bonifica, che è una delle opere architettoniche più importanti su cui bisogna riflettere e valorizzare anche questo territorio. Grazie a un'opera fatta oramai secoli fa, questo territorio ha assunto le sembianze di ora. E quindi mette insieme la bici, i percorsi, le fattorie che puoi arrivarci con la bicicletta, gli agriturismi dove ti puoi fermare. Si integra molto bene anche con il progetto del bike sharing, che anche quello è un progetto di area che è già definito, quindi nei prossimi mesi verranno installate anche le postazioni di bike sharing, questo per quanto riguarda la Val di Chiana senese. Ma in particolar modo vede un altro tema a cui la regione era veramente interessata, insomma, quello di integrare la mobilità lenta della bicicletta con quello che è il trasporto su ferrovia. E su questo un grande lavoro l'ha fatta la nostra azienda locale, che è la Ferroviaria dell'MPI, che già da tempo promuove questo tipo di integrazione. E quindi oggi, se uno arriva a Sinalunga, monta in treno con la bicicletta, gli porta una bicicletta in maniera gratuita fino ad Arezzo, fino in cima al Casentino, per capirsi, sceglie e torna attraverso il sentiero della bonifica fino a Sinalunga. Insomma, quindi un bel progetto che credo che, lavorandoci insieme a quello che è il percorso della Lauretana, che ha un carattere di tipo diverso, più legato a quelli che sono i percorsi di fede, insomma, però sono modi per far conoscere in maniera precisa, puntuale, lenta e con serenità la nostra valle. Un modo diverso, quindi una vacanza alternativa. E io ultimamente comincio a dire che, e di questo sono convinto, che tra qualche anno ne riparleremo, ma in maniera positiva, insomma, che questa Val di Chiana sarà vista in una maniera diversa, insomma, dal mondo dei tour operator, dal mondo del turismo, perché io credo che siamo in un percorso di rivalutazione che ci vedrà interessati in maniera forte nei prossimi 10 anni. Diciamo. Percorsi di valorizzazione di questo tipo non si costruiscono in un anno, ma sono scommesse che hanno una durata più lunga. Ma non abbiamo nulla da invidiare a quello che è la Val d'Orcia o il Casentino, quindi valli vicino a noi, insomma. La Val di Chiana ha da dare molto, anche lei da mostrare molto. Sono d'accordo, ovviamente. Bene, quindi un bel progetto di sinergia tra le istituzioni che appunto ambisce a valorizzare le peculiarità del nostro territorio attraverso il simbolo del nostro territorio che è la razza chianina. Allora, io non ho altre domande per il nostro sindaco. Te, Ale, hai altre domande? Io direi che possiamo liberarlo anche perché gli argomenti sono Abbiamo stati interessanti. sforato, l'avevamo No, detto 20 va bene. minuti e invece siamo andati a parlare oltre, ma quando si parla di Chianina il tempo non è mai abbastanza, ci perdonerà il nostro sindaco. Va bene, va bene. È stato un piacere. Allora, grazie al sindaco Aldo Zaccheri, sindaco di Sinalunga, grazie per questa bella chiacchierata. Grazie mille, buon lavoro. Ciao, ciao, grazie a voi.